Allora, oggi video fatto malissimo perché Alessandra dimentica la videocamera. Vero, così compaio anch'io, sei contenta, eh? Video del primo effettivo pascolo. Hanno già pascolato in realtà, ma l'erba non era eccessivamente alta come al pascolo. Quindi vediamo la felicità delle nostre asine. Andiamo! Devono andare in quel prato lì, bello alto. Quindi vediamo un po' come reagiscono. Andiamo! Dai! Andiamo! Posso? Perché ogni volta che tu parli, la Sasha schizza tuono. Andiamo! Dai! Andiamo, dai! Sasha Banks! Via! Al piede un po'... Sì, sì. La Molly deve mangiare ancora un po' di fieno. Comunque, qui abbiamo, grazie ai bambini, un nuovo ruscello. Infatti in quest'acqua qui abbiamo tutte queste erbette verdi bellissime. Oh, quella arriva al trotto galoppo. Andiamo! Porca miseria, mi ha schizzato tutto. Bene. Ciao! Contente? Anche se ha piovuto un sacco e quindi il terreno è un po' morbido, ma essendo che è l'unico giorno di sole per da dieci giorni che piove, due settimane che piove, e probabilmente chiamo un'altra due settimane, anche se vabbè si rovinerà un po', ma d'altronde se no diventa troppo alta, e dato che noi non la tagliamo per fare fieno ma usiamo solo per pascolo, poi se diventa altissima comincia a seccare, perché già lo so che piove, poi arriverà il caldo e seccherà tutto di colpo, quindi è meglio approfittarne adesso. La voce di Mac che dice aiuto. Ehi, fiorellina. Hai detto fiorellina? Troppo felice. Hai detto fiorellina? Ah sì, perché non... Hanno tre fiorellini. Uno per ogni membro della famiglia umana. Contenta, sono anche io nei tuoi video adesso. Oggi... Versione no, arabo. Sono super contenta. Alessandra mi prende in giro per il mio bellissimo copricapo. Sono iper felice perché cioè, la prima uscita al pascolo è sempre super. Ma il cavallo come è felice? Il cavallo si di corsa. Cioè, voi siete incredibili. Guarda, guarda, c'è dell'erba. È altissima, gli arriva oltre il garretto al cavallo. Quanto sarà? 60 centimetri d'erba? Ah, sì. Sì, arriva, amore. La Mac piange perché è allagato. E poi vabbè, adesso ci sono tutti questi bellissimi fiori. Grandi, belli colorati, fioriti. Molti loro li possono mangiare, quindi... Sì, vabbè, però a parte il ranuncolo tutti gli altri li possono mangiare, la maggior parte. E quindi approfittiamo prima che anche i fiori ci salutino. Io vado a lavorare con il nuovo animale, i nuovi animali. Che no, Alessandra non ha ancora mostrato. Dai. Ciao a tutti! Che oggi siamo qui. Ma stamattina ho quasi pianto perché si è visto un pochino di sole, il cielo era limpido e quindi siamo venuti qui e ne ho approfittato per fare un po' di lavori, tra cui mettere sostegni ai piselli. Sostegni che poi vi faccio vedere meglio, serviranno appunto per far arrampicare i piselli. Adesso ho messo solo i pali, diciamo, i bastoni, poi legherò un filo che appunto aiuterà
i piselli ad arrampicarsi. E guardando, per essere sicura appunto di dove stava spuntando, mi sono accorta che ce ne sono di più di quelli che mi aspettassi. E quindi molto felice per questo. Se non avete visto i riferimenti al nostro particolare orto, andate a vedervi i video precedenti perché negli ultimi video, in quasi tutti gli ultimi video, parlo dell'orto e della situazione dell'orto. Nell'ultimo racconto anche un pochino che tipo di orto stiamo facendo, cioè un disastro a livello visivo, ma speriamo che questo metodo non metodo sia funzionale per quanto riguarda queste piogge. Forse ci siamo salvati proprio grazie alle piogge. Scusate, ma sto guardando perché non vorrei che ci siano dei piselli dove non dovrebbero esserci e dove non ho visto. No, non mi sembra, poi ci controllo meglio. Comunque adesso vi mostro il caos generale. Eccolo qua. Questo è il nostro caos generale. Vi faccio una panoramica. Non si capisce niente. A questi sono tutti i vari sostegni che sto mettendo, che ho messo. Ovviamente rami riciclati perché qui sotto, eccoli qua, qui sotto ci sono tra una pianta e l'altra, un'erbaccia e l'altra, ci sono i nostri bellissimi piselli. Che stanno spuntando un po' dappertutto. Tra l'altro, oltre ai piselli, che non si sa perché stanno spuntando dove non devono spuntare, stanno spuntando anche le lenticchie che io avevo lanciato beatamente in giro. Allora, qua c'è l'insalata, ecco qua, e qui in giro, eccola qui, ci sono anche le lenticchie. Ecco, questa è la situazione dell'orto. Qua altre lenticchie che avevo lanciato precedentemente, prima di decidere di fare l'orto. E per assurdo invece le piante che sono state piantate in maniera decente, quindi dissodando tutto quanto, stanno morendo perché hanno preso troppa acqua e giustamente non avevano di fianco un possibile drenaggio. Quindi questa è la situazione. Qua ci sono i funghi, a tal proposito, eccoli qua. Qui. Ecco, questa qua invece è chia. Questa è chia che ho piantato fuori dall'orto così lanciando i semi con Enoch e sta invadendo tutto. Questa qua piccolina che vedete sotto è tutta chia. Quindi salve ispanica. Qui ecco l'insalatina, guarda qua, qua troppa ne è venuta perché Enoch ci ha dato troppo con la mano. Ci ha dato troppo, ha lanciato troppo. Qua altra insalata, intanto io cado. Altra insalata. Lì è, ecco la nostra stella di Betlemme che non è stata piantata ma selvatica. Devo stare attenta perché schiaccio tutta la chia. E qui ci sono poi un'altra insalatina che sta spuntando dove non mi aspettavo, cioè dove doveva spuntare ma non era spuntato niente. Invece adesso tardiva, eccola lì. Questo è quanto. Non sono venute zucchine e penso neanche pomodori. Però vabbè, ecco, questa è la situazione. Ecco, non si capisce assolutamente dov'è cosa. Però abbiamo anche un'amica. Guardate la nostra amica. Eccola qui. Dove sei? Ecco la nostra amica. Sasha! Vieni! Comparirai più tu in questo video di me. Che sedere!
Cosa stai facendo? Niente. Avevo voglia di soffrire. Mi creo le torture, capito? C'è un piccolo vialetto in pietra per evitare di... Una cipolla. Per evitare di infangare sempre tutto il nostro bellissimo mini capanno. E approfittiamo della terra bagnata e morbida. Questa grandissima rottura di scatole. Però poi il risultato mi piace un sacco. E il farlo che è un po' meno piacevole. Il resto. Nino, passa la scopetta. Tutte le mattine controllo l'orto giusto per capire cosa sta succedendo e per cercare di visualizzare le piante che sono nate e niente, ho un aggiornamento interessante perché finalmente ho visto le zucchine, quindi ci sono anche le zucchine. Il problema è che, come ho già raccontato negli altri video, questo lavoro è stato fatto insieme ai bambini e alcuni semi sono stati proprio lanciati non dove dovevano essere, messi, ma appunto un po' in giro, quindi è anche probabile che qualcosa abbia attecchito in altri punti. Per esempio i piselli sono anche in punti dove non mi aspettavo, però poco male, nel senso che comunque sono ben distinguibili e quindi sono riuscita a mettere i sostegni dove dovevano andare. Sui pomodori ho qualche dubbio. La problematica è che continua a esserci questo tempo terribile che non ci dà tregua. Ieri ragionavamo sul fatto che stiamo diventando meteoropatici, nel senso che comincia ad abbassarsi un po' il morale con questo clima, col fatto che il sole non è mai, tranne un giorno di questa settimana che si è visto il cielo azzurro, per il resto no, basta, è finito. Ma vabbè, ce la caveremo, dai. Straordinariamente anche le patate, alcune delle patate che abbiamo piantato, stanno facendo la loro comparsa. Quindi per ora tutto sembra un po' meglio del previsto. Sto scendendo adesso per dare di fieno agli animali, ma volevo anche farvi vedere un po' quello che sto cercando di fare, perché bisogna... No, corrente non c'è, però bisogna cercare di andare a recuperare i terreni che stanno subendo davvero dei grossi danni, un po' perché avendo gli animali liberi hanno, diciamo, con gli zoccoli, con le temperature umide hanno un po' calpestato, e un po' perché questa pioggia cioè il terreno non regge più in alcuni punti, soprattutto dove gli animali hanno vissuto di più. Per cui sto cercando di lanciare semi in modo tale
da andare di nuovo a ripristinare il terreno e fare in modo che le radici delle piante facciano un po' da drenante, diciamo, per il terreno. Adesso faccio vedere un po'. Questa è una zona, è la zona dove avevamo pensato di fare il pollaio, che vi ho mostrato già in un altro video. Non so se alla fine lo faremo, perché stavamo pensando a una soluzione meno dispendiosa. Però questa zona voglio ripristinarla tutta, quindi per farlo ho lanciato dei semi. Qua si vede che è stato Enoch, perché sono stati un po' ammassati, ma non importa. Questi sono semi di lenticchia, ho visto che la lenticchia prende molto bene e si adatta un po', quindi ho lanciato un po' dappertutto semi di lenticchia, un po' che avevo lì, che mi erano rimasti. Le ho comprate per uso alimentare, però visto che comunque crescono, non mi interessa tanto la produzione in questo caso, mi interessa semplicemente che questa zona si rinverdisca e quindi ho fatto così. Poi butterò altre piante. Vedete com'è conciato questo terreno, si scivola, non si riesce neanche a stare in piedi, ormai è tutto completamente fango e danno ancora pioggia fino all'inizio di giugno. Poi so che probabilmente ci sarà siccità, sarà un disastro, perché ce lo aspettiamo, però intanto la situazione è questa ed è una situazione davvero davvero devastante. Quindi questo è un po' il problema che stiamo avendo. Quindi dobbiamo andare a ripristinare lì. Per esempio volevo mettere magari qualche pianta un pochino rampicante. Ho avuto ancora qualche piselli o non penso i pomodori, perché i pomodori non hanno abbastanza spazio in altezza, quindi no. Però devo pensare a qualcosa, o magari anche qualche frutto rosso, adesso vediamo, anche se non si arrampica, però magari così, e eviteremo qua di far sostare ancora gli equidi, ma li manderemo direttamente a pascoli sopra quando sarà più asciutto, in giorni che non piove, in modo tale che si riesca a farlo un pochino ripristinare. È tutto un continuo cambiamento, nel senso che si parte con un'idea, poi si arriva un'altra, si cambia, non c'è sempre una linea continua. Questo per varie ragioni, un po' perché appunto il tempo è imprevedibile, un po' perché ci sono sempre anche dei calcoli economici che si fanno e degli imprevisti, quindi bisogna ragionare anche in questo senso, perché sennò non si riesce a fare tutto, e quindi si valuta un po'. A volte si parte con dei presupposti, poi ci sono spese in più magari che arrivano, cose che diventano prioritarie rispetto ad altre, e quindi poi si cambia, nel senso che prima avevamo dato priorità al pollaio, perché ci sembrava appunto una cosa buona da fare, anche perché non vogliamo acquistare uova da allevamenti intensivi, e quindi insomma bisogna un attimino ragionare. Scusate, ma qui si scivola tantissimo e non so neanche io come fare. Ho le scarpe che ormai sono distrutte. Ho messo quelle più... non riesco neanche a scendere. Ho messo quelle meno... meno tecniche. E non riesco a camminare. No, non ce la farò mai a portare il sacco così. Oh, mamma mia, ecco! In diretta, fantastico. Mamma mia, vediamo come mi rialzo.
Allora, abbiamo comprato un sacco nuovo per il fieno, un po' più piccolo, per riuscire a fare più agevolmente. Speriamo che io adesso oggi riesca a portare sul fieno perché... No, niente, si scivola. Mi aggancio alle radici e vediamo cosa posso fare. No, così non si scende. Niente, vado di sedere. In modo tale che se devo cadere dal basso non ci sono più appigli. Dicevo appunto che ci sono dei continui cambiamenti dovuti proprio alle priorità che nascono. Adesso la priorità sinceramente è quella di cercare di ripristinare i terreni, fare le unghie agli animali, quindi cercherò di comprare io una tenaglia e taglierò io agli animali e niente, e cercare di risolvere questi problemi legati alla pioggia. Adesso ci sono dei costi veramente di qualsiasi cosa che sono a livelli stratosferici, non si riesce a starci dietro. Per cui bisogna fare dei calcoli, valutare bene. Vedremo un attimo. A tal proposito, è un po' che io sto lavorando a un Patreon, ma non ho voglia di una delusione, nel senso che so che con i numeri che girano adesso sul canale, sui social, eccetera, c'è veramente poca possibilità di guadagnare, tra virgolette, da Patreon, e quindi non voglio buttarmi in un'attività che poi non dà un rientro, perché in questo caso sarebbe prettamente un'attività, diciamo, per un rientro economico di sostegno alle attività. Voglio concentrarmi più su altro e su altri progetti. Ci sto pensando. Magari scrivete nei commenti se vi può interessare questa cosa, e se qualcuno di voi fosse avesse desiderio e voglia di diventare un Patreon, insomma, del nostro canale, eccetera, e del nostro progetto, perché se così fosse, magari mi butto anche in questa cosa. Cerchiamo di canalizzare un attimino le cose, cerco di canalizzare le energie, anche perché ho in mente appunto un progetto relativo agli adolescenti, come già sapete, come probabilmente avete visto sui canali, e mi voglio buttare in questo e anche in un progetto di volontariato relativo a questo. Sto seriamente pensando a fare una cosa molto 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 seria e molto molto particolare, e per farlo ho bisogno di tempo. Ecco, qui adesso non si vede più niente. Thank you.
Allora, mi prendo un attimo perché voglio un pochino rispondere ad alcune domande che mi sono state fatte per anche raccontare un po' meglio quello che è il progetto, perché sembra appunto che in alcuni casi non sia ben chiaro qual è il nostro progetto, ma soprattutto come intendiamo realizzarlo. L'obiettivo soprattutto dei video e dei post che facciamo è quello di far appassionare altri a questo stile di vita, ma anche quello di fare un attimino conoscere quello che è no, la nostra idea di vita, che, come ho già detto mille volte, vuole essere poi un'idea di condivisione. Questo cosa significa? Significa che in questa zona ci sono moltissime possibilità, diciamo, di insediarsi. Collaborare per noi significa incontrare persone che abbiano voglia di fare. E questo vuol dire anche fare concretamente delle cose, quindi delle cose pratiche, quindi lavorare insieme all'orto, lavorare insieme a banalmente fare il sapone, sistemare gli spazi, eccetera. E questi spazi poi essere utilizzati a favore della comunità che si andrà a creare. Questo cosa vuol dire? Innanzitutto tutto quello che riguarda l'educazione, quindi attività educative per bambini e ragazzi. Sto lavorando ad un progetto e sto pensando a un progetto per il disagio giovanile. Ho già messo fuori una data per poter incontrare persone interessate a questo tema e quindi mi piacerebbe anche in questo senso incontrare persone che sono interessate a questo tema o perché stanno vivendo situazioni di disagio giovanile o perché vogliono prevenire il disagio giovanile oppure perché sono persone del settore che vogliono mettersi a disposizione delle famiglie che si trovano in situazioni di disagio giovanile. Disagio giovanile cosa significa? Significa situazioni di disagio in ambito psicologico, psichiatrico, emotivo, sociale, quindi tutte queste cose qui, in riferimento soprattutto all'adolescenza. Collaborare per noi significa quindi anche fare moltissime attività a titolo, diciamo, gratuito. Collaborare significa incontrare persone che, anche se non vivono qui, però abbiano voglia di partecipare ad alcune delle attività che noi facciamo. Mi dispiace molto perché vedo moltissime volte nei gruppi, soprattutto nei gruppi riferiti agli ecovillaggi, e alcuni di questi gruppi li ho proprio abbandonati per questo motivo. Trovo persone che ragionano pensando che se chi ricerca, diciamo, persone che che diano una mano in questo tipo di realtà, siano persone che vogliono sfruttare qualcuno. In realtà l'obiettivo è quello di uscirne arricchiti in tutti i sensi. Questi tipi di attività sono attività che magari non possono essere retribuite a livello economico perché sono attività di autosussistenza, quindi al massimo quello che ci possiamo ricavare sono delle verdure o le uova o quello che è, o quello che si autoproduce, e questo è già qualcosa, però si trae molto vantaggio umano. Questo significa far parte di una comunità, quindi non solo essere di passaggio una volta, ma entrare a far parte di una comunità, sentirsi parte di un messaggio, sentirsi parte di un sistema fatto di persone che non solo si sono incontrate, ma che poi si vogliono bene o che comunque si arricchiscano a vicenda. Questo è l'obiettivo. Ci interessa, ci piacerebbe anche che qualcuno magari lontano passasse semplicemente per condividere dei momenti, ma non è questo l'obiettivo principale.
Di certo, ogni tanto incontrare persone che magari vogliono passare qui un weekend e rendersi utili in qualche modo, è una cosa che ci piace, non che non neghiamo, che ci piacerebbe, però quello che ci interessa di più è costruire una rete, non necessariamente di persone appunto che vengano a vivere qui nel borgo o nelle zone limitrofe, pur quanto ci sia la possibilità di farlo. Ma anche solo persone che si sentano parte di un progetto e che a modo loro, secondo i loro talenti e i loro tempi, abbiano voglia di partecipare. Questo sta già avvenendo ed è nata anche una bellissima amicizia con una famiglia di Bergamo, per esempio, che spesso viene da noi anche semplicemente per passare un pomeriggio o una mattinata insieme dove si parla, dove si passa del tempo insieme. I bambini si incontrano, fanno delle esperienze positive tra di loro, delle esperienze significative, tanto che queste persone ormai fanno parte della famiglia e anche il nostro bimbo che ha 2 anni e mezzo ne parla come se fossero parte della nostra famiglia, della nostra piccola comunità. E questa è la cosa bella. È utopico. È un visionario, un po' come idea probabilmente, perché ci si aspetta sempre che ci sia sotto un qualche strano complotto o comunque che sia troppo bello per essere vero, il fatto che magari non ci siano secondi fini o diciamo che non ci siano imbrogli, ma in realtà è proprio così. È un modo per trovarsi, è un modo per tornare a una comunità più piccola dove le persone si conoscano, dove le persone possono in sincerità esprimersi e dove, anche se si litiga, si ha la possibilità di dirsi, quello che va e quello che non va. Questo è il nostro obiettivo e questo è il motivo per cui facciamo questi video, perché scriviamo dei post. I social non sono la nostra grande passione. Non ci piace metterci troppo in mostra, però vogliamo davvero, davvero, davvero costruire. E per costruire da qualche parte bisogna cominciare e il mezzo internet può essere un mezzo che ci dà una mano in questo senso. Io vi ringrazio anche per aver visto questo video. Ho in mente altri video, avevo in mente altre cose, ma visto che mi sono arrivati dei messaggi di richiesta e di chiarimento anche per certi versi, ho deciso di orientare il video in questo senso. Quindi ancora grazie a tutti, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Intanto, come sempre, iscrivetevi al canale perché questo ci aiuta davvero tanto, ci incoraggia, e le solite cose che si fanno quando piace un video. Stai registrando, sì. Di fiore. Ciao Flori, ciao Fiore, tutti i fiori vado, va tutto melo, va melo, bro. Fiore, wow, una pianta, tutti, no, mette piante. No, mette piante, Sono bro. belle, questa qua deve essere la salvia, quella selvatica. Quella Senti? piace. Sì? Vedi che la salvia, senti il profumo. Ah, meglio. Hai visto che profumo? Vedi i fiori che fa, hai visto? E fiori. Questi cosa sono? Fiore, E che fiori sono? belli grasso, Come si chiamano? belli grasso, gialli, Quelli gialli si chiamano? roni, Denti di leone, sì. Detti anche soffioni quando diventano da soffiare. Fanno il seme, vero? aroni,
Andare, mamma. Andare, mamma. Andare, mamma, pancia. Sì. Andare, mamma. Ti danno la calma alla pancia? Sì. Ok, sì. Va bene. Mamma, pancia.